Nell'estate 1944 i comuni senesi vengono liberati dalle truppe alleate che mettono fine all'occupazione nazifascista. Per la popolazione stremata dalla guerra finisce un incubo. Quello fu il più bel giorno della mia vita, perché pensavo alle truppe tedesche che ci facevano il terrore. Lei non si immagina. In quelle strade piccole di Siena, quando passavano da via Stalloreggi, a vista stretta la strada, con quegli scarponi, boom, 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 ci facevano rimbecillire. E quello è stato il peggio periodo. La città di Siena è liberata dalle truppe francesi la mattina del 3 luglio 44. Queste file di soldati neri, parecchi, arrivai alla porta del rifugio, scesi tutte le scale di corsa e dissi: sono arrivati gli americani. Che la gente venne su tutta, davano cioccolate, davano scatolette di fagioli, buttavano sigarette, chewing gum. E poi si andò tutti a finire in Piazza del Campo, come si fa sempre a Siena, tutti in Piazza del Campo, si riempì come il giorno del Palio. Una giornata bella che inaugurò la mia percezione delle contrade e dei loro colori, perché per la prima volta a Siena, per salutare questo grande giorno di liberazione, si aprirono, si dispiegarono le bandiere delle contrade. Per me, di conseguenza, quella data rimane scolpita a lettere d'oro. La gioia esplode in città. I liberatori, si chiamavano i liberatori, si prese col mio cugino a corsa e si andò. Vedevo che si baciavano, si abbracciavano, era la gioia perché si sperava che tutto sarebbe finito. I francesi avevano già fatto un campino di tende nel prato di Sant'Agostino. Queste due o tre persone andarono lì, dice: noi si vorrebbe mangiare qualche cosa. Ritornò la mia mamma con un insieme di scatole. La città si cominciò a arrangiare così. Per i senesi inizia così la convivenza con i soldati alleati. Purtroppo però in giugno e in luglio si registrano numerosi stupri nelle campagne compiuti da decine di nordafricani del corpo di spedizione francese. A parte questa tragica iniziale parentesi, i rapporti tra popolazione e truppe alleate sono buoni. Inglesi e statunitensi di stanza a Siena entrano in contatto con i senesi che talvolta lavorano per il comando alleato. Mio padre, mia sorella parlavano benissimo l'inglese. Mia sorella poi addirittura lavorò anche al comando, all'AMG, come interprete. L'AMG era lì accanto alla prefettura. Per metterci i propri uffici, gli alleati requisiscono edifici pubblici come le scuole, ma anche privati come la sede del Monte dei Paschi. In molti palazzi cittadini, ai senesi capita spesso di avere come vicini di casa ufficiali stranieri. Proprio al piano di sotto qui era il circolo ufficiali, dove avevano come inservienti, addetti, avevano degli indiani. Una delle prime immagini che ho io era per le scale di vedere questi indiani col turbante e la barba, gentilissimi, che ci portavano il formaggio, la cioccolata, le caramelle. Grazie agli statunitensi in città, per la prima volta si balla il boogie boogie. C'erano le ragazze della Quinta Armata e le ausiliarie che ballavano fra di loro, si prestarono a insegnarci a ballare il boogie boogie, che fu una scoperta, no? Per dire, il passaggio del fronte, passare dal tango delle api nere al boogie boogie, è uno sconvolgimento tale. Alle feste da ballo gli alleati invitano spesso le ragazze del posto. Non mancano quindi polemiche, a cominciare dalle critiche del vescovo di Siena Toccabelli sulla moralità di certe donne che in alcuni casi, come si legge nel diario del vescovo, rimangono incinte. Una ragazza del senese ha partorito un figlio, diciamo così, un po', come disse qualcuno, abbronzato, insomma, e quindi il vescovo lo scrive: è nato il primo americanino, e non lo dice con molta gioia. Ci sono però anche fidanzamenti seri che sfociano in matrimoni. Giovani un pochino più grandi di noi, specialmente le ragazze,
e anche di famiglie borghesi e nobili familiarizzarono molto gli ufficiali con i soldati alleati, tant'è vero ci furono importanti matrimoni. Ad esempio, il primo matrimonio post liberazione celebrato alla sinagoga di Siena è quello tra una ragazza senese e un militare dell'esercito britannico appartenente alla brigata ebraica. Mio marito era come mio padre, non religioso, e sicché era in comunità, ma perché ci si ballava. E ci siamo conosciuti lì, non ci siamo più lasciati. Era con le truppe British, erano tutti ebrei. Dopo 3 mesi noi eravamo già sposati. Il 19 marzo del 45. No, poi non era il caso, perché poteva essere mandato via da un momento all'altro. Ma nel frattempo mio padre riuscì a avere tutte le informazioni sulla famiglia. È stato il primo matrimonio dopo la guerra. E poi noi andammo in viaggio di nozze a San Gimignano, perché lui era ancora militare. Con la liberazione, i partiti politici possono finalmente operare alla luce del sole. Il comando alleato fin dall'inizio collabora con il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale. Si trattava di organismi, come è noto, paritari, di cui facevano parte lo stesso numero di esponenti di tutti quanti i partiti antifascisti. D'altra parte, fino a che non ci fossero state le elezioni, non c'era altra strada che questa, perché nessuno sapeva quanto potevano pesare effettivamente comunisti, socialisti, democristiani, azionisti. A Siena, d'accordo con il CLN, gli alleati nominano sindaco il liberale Carlo Ciampolini, che si mette subito al lavoro per risolvere i problemi più urgenti. I tedeschi, andandosene, avevano danneggiato, fortemente sabotato, impianti di servizi civili come l'acquedotto del Vivo, la centrale elettrica, l'officina del gas. Una città al buio. La poca corrente elettrica che viene erogata in determinate fasce orarie è garantita prima di tutto ai comandi alleati. Quella era la cosa più brutta di tutte, perché era buio nelle case, buio dappertutto, non si vedeva niente, era terrorizzante, insomma. Dall'acquedotto l'acqua non arriva più e la gente beve pertanto quella dei bottini e dei pozzi, che però non dà garanzie di salubrità. L'acquedotto era stato tutto minato, bombardato, e i senesi si erano arrangiati con i bottini. E subito dopo la liberazione, una delle prime cose che gli alleati fecero fu quella di cercare di ripristinare l'acqua. In effetti un po' d'acqua arrivò, però consideriamo che i tedeschi avevano fatto saltare anche il deposito di Vico Alto e quindi l'acqua veniva casualmente. Nei mesi precedenti la liberazione, in tutta la provincia cadono bombe dagli aerei anglo-americani che colpiscono più volte Poggibonsi. Anche alcune zone del comune di Siena, come Santa Regina, Osservanza, Camollia, vengono bombardate nei primi mesi del 44. C'è quindi chi perde amici, parenti o la casa. Corsi immediatamente a casa, hanno bombardato un Camollia, dissi, ci siamo. E vidi una cosa terribile, c'erano dei morti in terra, la casa non c'era più, la parte dove abitavo io era tutta crollata, non c'era più niente. Un effetto terribile, se avessi visto tutte le macerie a monti così. In tutta la provincia centinaia sono i ponti e gli edifici distrutti. C'erano 255 ponti rovinati, non percorribili, in tutta la provincia, quindi le comunicazioni erano difficilissime. Molte case danneggiate o distrutte a Poggibonsi. Nonostante nel territorio senese la guerra sia finita, c'è ancora chi muore a causa delle mine tedesche seminate ovunque durante la ritirata. Fu un grosso handicap, perché poi la vita riprendeva dopo la liberazione, quindi bisognava ripartire con l'agricoltura, con le costruzioni. Si dovettero formare dei gruppi di sminatori che all'inizio furono volontari, erano ex soldati o civili che per una misera paga andavano a fare questo lavoro. Poi venne fatto a Fiesole una serie di corsi per bonificatori di mine. Questi uomini si misero a sminare e fecero un lavoro egregio. Ritrovata la libertà, centinaia di senesi vogliono combattere a fianco degli alleati per liberare dal nazifascismo il nord Italia. Sono soprattutto ex partigiani che durante i mesi dell'occupazione, pagando un alto tributo di sangue, sono stati protagonisti della resistenza in provincia di Siena.
Ci fu il bando per andare volontari, l'8 gennaio partimmo. Perché dovevamo finire la guerra, dovevamo concludere, dovevamo sterminare i tedeschi. C'era un odio straordinario contro i tedeschi allora. Eravamo così pieni di entusiasmo a quell'età. Il più giovane di noi aveva 16 anni e partimmo per Cesano al campo di reclutamento e poi da lì per il fronte. Erano gruppi di combattimento che erano il Friuli, il Legnano, la Folgore e il Cremona che combattevano a fianco dell'ottava armata britannica e della quinta armata statunitense che andarono nel nord dell'Italia per combattere, per contribuire alla liberazione di quelle terre. Rispondono moltissimi ex partigiani, connotazioni politiche sono connotazioni politiche di sinistra. Ovviamente ci furono anche giovani che non avevano fatto la resistenza e che non erano comunisti. Questi giovani che andarono a combattere avevano un'idea del futuro che doveva configurare un'Italia nuova, un'Italia democratica. Dal Senese partono quasi 1000 volontari. Molti di loro partecipano alla Battaglia del Senio che nell'aprile 45 porta alla liberazione di Alfonsine vicino a Ravenna. La mattina dell'avanzata ci fu il conneggiamento, è una cosa particolare perché ci passava proiettili a 20 metri di sopra ma fitti come in un'esagerazione. La sorpresa più bella e più grande è quando si arriva e che si incontra la gente che mai si aspettavano che ci fosse degli italiani, ma aspettavano alleati. Quando si resero conto che eravamo italiani e tanto più toscani, venivano fuori dai rifugi, ci abbracciavano, ci baciavano. Noi siamo cittadini onorari della città di Alfonsine, perché il comune dopo 10 anni ci ha voluto dare questa cittadinanza onoraria per avere liberato la loro città. Sul Senio il fronte si stava sfaldando, però c'erano dei combattimenti. Io mi trovavo ferito, non so se era una pallottola amica o nemica, io dico la verità. E poi fui ricoverato, preso e ricoverato all'ospedale indiano di Ravenna. Lì veramente mi ricordo sempre questo ospedale e l'assistenza avuto da questi indiani, una cosa. E di lì un aereo e ci portarono a Fano all'ospedale militare inglese e dove mi operarono e mi salvarono la gamba. L'ospedale inglese fu una cosa eccezionale per noi perché l'assistenza che avevamo, faccio un esempio, si mangiava 5 volte al giorno, poi tutte le mattine venivano le sister, ti facevano il lavaggio, la cosa, e noi eravamo in un altro mondo. Mentre la guerra in Italia e in Europa è alle battute finali, tra mille difficoltà, Siena e provincia provano a tornare alla normalità. Le scuole sono state riaperte, come del resto l'università del rettore Mario Bracci. Anche i cinema tornano a riempirsi e nel marzo 45 i Goliardi mettono in scena un'operetta. Il trionfo dell'odore si chiamava. L'autore è Mario Verdone. Il 3 di marzo del 1945 al Teatro dei Rozzi ci fu la prima appunto di questo trionfo dell'odore, un grande successo. Ci furono anche delle critiche. I Goliardi risposero, i Goliardi senesi, dicendo abbiamo passato dei periodi così bui che forse è opportuno a questo punto ricominciare a divertirsi. È tuttavia difficile tornare alla normalità quando manca il cibo, a cominciare dal latte. C'è un'insufficienza di generi alimentari. Tutti i giorni ci sono interminabili file davanti ai forni o ai negozi per tentare di ricevere la razione spettante che però non sempre tocca. Io quando sento parlare di guerra mi viene fatto di pensare a quello che io andavo a cercare la mattina alle 4 per mettermi in fila dal fruttivendolo, che poi una mattina ritornai con una cipolla e un aglio. La mia mamma, per dare il pane a noi, eravamo 4 figlioli, dava via un po' di zucchero, dava via la roba che ci serviva meno per cambiarla con altre cose. Spesso si accusano i commercianti di fare speculazione. I produttori, in varie occasioni, sono denunciati perché responsabili di sottrazione di grano ed olio agli ammassi. Ovunque prospera quindi il mercato nero. I generi di prima necessità, quelli più importanti, incominciarono a sparire e a riapparire soltanto a chi pagava un sacco di soldi. Quindi cominciarono a mancare il sale, cominciarono a mancare la carne, le medicine, tutti i generi di prima necessità che diventarono ricercatissimi.
Il 12 aprile 1945 muore il presidente degli Stati Uniti d'America Franklin Delano Roosevelt e anche nel senese ci sono manifestazioni di cordoglio, come ad Asciano, dove il sindaco affigge un manifesto che esalta lo statista. Ma il mese di aprile è anche il mese della definitiva liberazione del Nord Italia. Appresa la notizia dell'insurrezione a Milano del 25 aprile, 3.000 senesi si riversano spontaneamente in Piazza del Campo, suona il campanone e si tengono un comizio e un corteo. Un'altra esplosione di felicità si ha il 7 maggio 1945 quando la Germania, con Hitler già morto, capitola. La guerra in Europa è finita. Bandiere delle contrade e dei partiti si mescolano, migliaia di persone festeggiano in Piazza del Campo. Dopo il comizio, tutti alla lizza sotto il monumento di Garibaldi e poi in Duomo per il Te Deum di ringraziamento. Dopo pochi giorni, gli alleati organizzano una grande festa allo stadio e un ballo pubblico in Piazza della Posta che unisce senesi e stranieri. Il 16 maggio, in Piazza Duomo, si tiene il passaggio della nostra provincia dall'amministrazione alleata a quella italiana. Il tricolore torna così sulla facciata della prefettura da aprile retta da Renato Mozzi. Con la fine del conflitto cominciano a tornare a casa i reduci di guerra. Sono momenti che si ricordano. A quel tempo c'era perlomeno lì essere ritornati, perché c'era la gente che mancava, la gente era morta, era tutto un sobbuglio. Come vediamo dalle migliaia di schede personali, i reduci, compresi diversi senesi che hanno combattuto nelle brigate partigiane in Jugoslavia, hanno bisogno d'assistenza. C'è chi chiede vestiario e chi medicinali. In tanti infatti hanno contratto malattie come la malaria. Arrivai a casa tra lavarsi, spidocchiarsi, curarsi per la debilitazione che aveva. Io la malaria l'ho presa in Sardegna dal 43 al 45, quando finivo il ricovero all'ospedale e avevo la febbre sempre. E la febbre veniva ogni tre giorni, diverse volte mi hanno ricoverato e dimesso. Nel secondo conflitto mondiale, in svariati casi, i militari senesi patiscono indicibili sofferenze nei vari teatri di guerra, dall'Africa alla Russia. Proprio chi riesce a tornare dall'Unione Sovietica non dimentica ciò che ha vissuto durante la ritirata. Si scappò con tanti morti, la famosa ritirata. Il cappotto senza il pelo, nessuno aveva gli stivali, nessuno aveva scarpe invernali, non c'era né capo né coda. Attraverso a quegli acciai, senza sapere dove si andava, da mangiare nessuno lo dava, chi chiamava mamma, chi la moglie, chi offrivano i documenti per portarli via perché loro non ce la facevano più e rimanevano lì morti, insomma, finiti di morire. A una città c'era un treno fermo, salì sopra, il treno partì e io sopra, solo, ero solo, capito, una città, il treno si fermò, ma io le forze le avevo quasi finite. Cascai in terra, poi a tarponi, sotto vagoni, e mi trovai alla casa. La fortuna volle che si affacciò un uomo, la moglie e due bambini. Gli chiesi se mi davano una tazza di molocò, latte. Aveva una ciotola di latte così. Insomma, fu quella mia dette vita. Vennero fuori della porta e mi dissero: questa strada vai alla guerra, se vai di qui vai dalla mamma. Ecco, queste due parole. Continuo a camminare. Mi trovai in una scuola. A un certo punto entra una commissione. Passavano una visita e allora gli dissi: poi guardate, io ho un'ernia che purtroppo non cammina. Scrivi ernia inguinale. Ci hanno autorizzato che raggiungeremo l'Italia. Parte questo treno e mi ricordo ci si trovò a Udine. Quando a Siena tornano i reduci, non si riesce a trattenere le lacrime dalla felicità. Mi ricordo che io ero nell'aia, quando lo vidi, le lacrime un pochino. Era dimagrito tanto, ci siamo abbracciati, madonna mia, è stata una cosa
non la posso descrivere. Ma non tutti tornano e in certi casi neppure verrà mai ritrovato il corpo. Il tenente Giulio Becatti era un montepaschino, un dipendente del Monte dei Paschi, e lui era rimasto ferito in modo non grave, doveva soltanto recuperare, ma si arriva poi alla battaglia di Nikolaevka del 26 gennaio del 1943, Becatti ancora ferito, viene colpito nuovamente da alcune raffiche di mitra. E oggi il corpo di Becatti è ancora lì sul Don da 73 anni. C'è poi il dramma dei reduci dalla prigionia. Da una parte coloro fatti prigionieri dagli alleati prima dell'armistizio e che finiscono nei campi di internamento di mezzo mondo, dagli Stati Uniti all'India fino alla Russia. Dall'altra, quelli che vengono rinchiusi nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 43. Arrivammo a Mauthausen e lì cominciò la vita triste. Inizialmente mi mandarono a una cava, dove ho lavorato con i prigionieri italiani, tedeschi e russi. Una settimana toccava la miniera, in miniera deve immaginarsi quanto partecipativa. Ci davano un chilo di pane in 18, ci davano un etto di marmellata in 18, un etto di burro in 18 e poi la solita brodola di carote. E io mangiavo tutto, mangiavo gatti, mangiavo topi, mangiavo tutto e lo trovavo. Sui giornali spesso vengono riportati i nomi dei prigionieri in attesa del rimpatrio. Stanche di aspettare, a San Gimignano un gruppo di famiglie tramite il CLN sollecita le competenti autorità perché velocizzino il rimpatrio dei propri cari. Stessa richiesta è fatta nel giugno 45 anche da vari partiti. Ci sono prigionieri che non ce la fanno a tornare, come questo senese finito in un campo di internamento russo. Purtroppo Giuseppe Nardi si ammalò di tifo, ma prima di morire si sfilò dal dito un piccolo anellino che dette in mano all'ufficiale tedesco, il quale arrivò a Siena subito dopo la fine della guerra e consegnò questo anello, che è l'unica testimonianza che la famiglia Nardi ha potuto avere. Il corpo non si è più ritrovato. Diverse famiglie senesi non riescono a sapere quasi niente sulla sorte dei propri cari deportati in Germania fino a quando, pochi anni fa, un'inchiesta giornalistica fa luce su un gruppo di dispersi. Nessuno mai dal 1945 ad oggi aveva avuto più notizie. Erano dispersi. Questi 79 italiani che siamo riusciti a ritrovare furono deportati in Germania. I senesi dispersi che siamo riusciti a ritrovare sono sepolti nel cimitero militare italiano di Francoforte sul Meno. Abbiamo saputo che una famiglia di Abbadia San Salvatore ha voluto approfondire l'argomento. Si chiamava Giacomo Pizzetti. Lui era rimasto in un campo di concentramento in Germania, sepolto subito dopo la guerra nel cimitero di Francoforte. Adesso invece è tornato ad Abbadia vicino ai suoi cari che lo hanno rivoluto. È stato davvero un momento emozionante. Per agevolare i reduci e i partigiani che hanno dovuto interrompere gli studi, anche a Siena si organizzano corsi serali per conseguire il diploma di scuola inferiore o superiore. Bandini e Sarrocchi aprono le aule a decine di persone e c'è chi si diploma già nel 1946. Non riusciranno a diplomarsi mai invece i bambini ebrei arrestati a Siena nel novembre 43 e deportati ad Auschwitz da tedeschi. Sono 15 gli israeliti fermati in città che muoiono nelle camere a gas. Per fortuna, durante l'occupazione, molte famiglie riescono a nascondersi e dopo la liberazione possono tornare a Siena. Scendemmo qui vicino a via Camollia, via il vicolo degli umiliati, e la prima persona fu un amico di mio padre, il quale, oh Aldo, commosso lo abbracciò, lo baciò con le lacrime agli occhi. Questo lo ricordo personalmente. Di altri probabilmente c'è stato poi man mano la consapevolezza di quello che era successo. Molti forse non erano nemmeno ben informati delle cose. Dal 17 aprile 45 al 15 gennaio 46 lavora la commissione provinciale per i crimini di guerra, presieduta da Orsini Begani, con lo scopo di inviare alla commissione centrale a Roma notizie e documenti su atrocità, deportazioni e uccisioni in danno alle popolazioni e ai patrioti compiute da fascisti e tedeschi. 170 caduti civili effettivamente uccisi per motivi connessi alla lotta partigiana, civili uccisi da militari tedeschi. Abbiamo proprio dei casi specifici, né più né meno, di rappresaglia. Con il numero maggiore di morti è i fatti del Palazzaccio, che avvennero nel luglio appunto del 44. Per dire, a Chiusi nel giugno del 44 complessivamente morirono 100 civili. Di questi 100 civili, 20 vennero uccisi in contesti di rappresaglia. Un babbo e un figlio furono uccisi
Argiano nel comune di Montepulciano. Si parla quasi sempre di 3-4 morti. Dopo la fine della guerra, tornano anche i fascisti repubblichini che nell'estate 44 avevano seguito i tedeschi al nord continuando a combattere per Mussolini. Essendo conosciuti come magari militari della RSI o semplici simpatizzanti che al momento dell'avanzata alleata erano andati nella Repubblica di Sociale al nord, il loro rientro a casa provocò degli altri incidenti. Ci furono casi di violenze, in alcuni casi anche qui ci furono delle uccisioni. Furono sempre casi abbastanza limitati. Le forze dell'ordine in certi casi arrestano i fascisti più pericolosi. Tuttavia, tra la popolazione e nei CLN c'è malcontento vedendo a giro repubblichini colpevoli di violenze. Nel marzo 45 un fascista viene ammazzato a Colle Valdelsa e il CLN stigmatizza l'accaduto, sottolineando però come questo incidente sia conseguenza della deplorevole trascuratezza con la quale si è sinora proceduto all'attuazione della legge sulle sanzioni contro il fascismo. Il clima è teso ovunque, come a San Quirico d'Orcia, dove partiti e sindacato chiedono al sindaco invano di togliere la licenza a due macellai considerati collaborazionisti. Nel marzo 45 a Siena la Democrazia Cristiana sollecita il comune perché rimuova le salme dei cosiddetti martiri fascisti dalla cripta di San Domenico. A Sarteano, nel giugno 45, il prefetto fa poi rimuovere dalla facciata del municipio una lapide adornata da due fasci littori. Le varie commissioni per l'epurazione si occupano invece di sospendere i fascisti dal posto del lavoro. I delegati senesi dell'Alto Commissario per l'epurazione nel giugno 45, parlando con la stampa, dichiarano che c'è omertà, la gente non li aiuta. Nelle amministrazioni pubbliche, chi ha ricoperto cariche nel partito fascista o ha collaborato coi tedeschi è momentaneamente sospeso. Se prendiamo il caso del Monte dei Paschi di Siena, allora istituto di credito di diritto pubblico, sono decine i fascicoli aperti. Il CLN segnala i nomi di fascisti, settari, squadristi, repubblichini e collaborazionisti. La commissione provinciale istruttoria per l'epurazione nelle aziende di credito nel novembre 45 finisce il proprio lavoro, decidendo di non aprire il giudizio di epurazione per 503 dipendenti del Monte, proponendo invece la dispensa per 45 montepaschini e una punizione disciplinare per altri 68. Tuttavia, quello che accade dopo in tutta Italia è storia nota. Di fatto non ci sarà mai nessuna epurazione. Forse le leggi di epurazione in sé erano qualcosa che comunque era difficile anche da realizzare, crea poi una frustrazione, no? Nel momento in cui i pochi antifascisti si vedono nelle strade, nei posti di lavoro, i vecchi protagonisti del regime, è una cosa che crea, che in genere sfiducia nelle istituzioni democratiche, e si parla di epurazione mancata. Anche il provveditore del Monte dei Paschi, Piero Valiani, dopo una breve sospensione torna al suo posto perché si stabilisce che non è mai stato un fascista fazioso. Sia negli apparati pubblici statali, ma anche ad esempio in questo caso nella struttura funzionale della banca, c'è un'evidente continuità. Il presidente del Monte dei Paschi, Alfredo Bruchi, lascia la banca qualche settimana dopo la liberazione. Essendo stato nominato senatore durante il fascismo, viene deferito all'Alta Corte di Giustizia. Bruchi, che era stato provveditore dal 1917 e poi anche presidente, sarà deferito alla Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, ma poi sarà reintegrato nelle funzioni di senatore. Il 30 maggio 45 si insedia la nuova deputazione del Monte dei Paschi. Fu stabilita in accordo con gli alleati dal Comitato di Liberazione Nazionale. Vediamo che si cerca di prendere figure rappresentative di aree politiche e ideologiche di grande spessore, di grande qualità. A proposito della guerra appena conclusa, il nuovo presidente del Monte, Vittorio Fossombroni, nella prima riunione della deputazione dice: «I momenti sono difficili. Voi sapete che l'opera di ricostruzione chiederà sacrifici, sacrifici quindi anche da parte del nostro istituto». Proprio la banca nel 45 eroga quasi 4 milioni di lire di contributi a istituzioni del territorio per sostenere opere benefiche e progetti di ricostruzione.
Intanto, sempre in maggio, il comune di Siena stabilisce di tornare a correre il palio. Stabilì con la delibera numero 399 le modalità per la ripresa del palio, decidendo che a correrlo sarebbero state le 10 contrade che avrebbero dovuto correre già il 2 luglio 1940, ed è la contrada della Lupa che vince il palio del 2 luglio 45. Si arriva in piazza e si arriva con dei fantini appunto improvvisati, tant'è vero la Lupa che vincerà il palio lo vincerà con un fantino che non aveva mai corso, non aveva visto la piazza. Gli alleati che amavano bere e si presentarono in piazza erano caldi sicuramente, uno salì su un pennone davanti al Palazzo Comunale e riuscivano a farlo scendere, altri occuparono il palco dei giudici con grandi lamentele da parte senese con rischio di gravi incidenti. Tanti soldati alleati assistono anche alla carriera del 16 agosto che viene vinta dalla Civetta. In quelle ore, proprio questioni paliesche provocano una crisi in comune. Saputo della resa del Giappone, i contradaioli chiedono a gran voce l'effettuazione di un palio straordinario che inizialmente viene negato dalla giunta. Il sindaco Ciampolini si era sentito imporre questa carriera dal popolo, che peraltro aveva incontrato il sindaco Ciampolini, numerose persone all'uscita del palazzo comunale avevano fatto anche minacce non troppo velate, e il sindaco Ciampolini chiaramente tornò indietro sui suoi passi e decise appunto per l'effettuazione di questa carriera, dicendo che la giunta poi si sarebbe dimessa. Alle sedute di giunta assistevano i membri del CLN che respinsero le dimissioni della giunta, rinnovarono la loro fiducia al sindaco. Il 20 agosto 45 si corre così il palio della pace, che passa alla storia per quello che avviene al termine della corsa. Il fantino rubacuori lo prende il drago. I fatti sono che se il blu è davanti lui non può assolutamente intervenire. E lui incomincia a innervosire il bruco, perché lui voleva vincere in tutti i modi, nonostante gli accordi, e lo passa e vince il palio. Naturalmente i brucaioli non prendono la cosa molto bene e il palio viene ridotto in brandelli, buttato di sotto. Alla fine il drago ha vinto, il bruco ripagherà il palio al drago. Dopo la fine della guerra, la parola d'ordine in tutta la provincia è ricostruzione. Furono pertanto concesse facilitazioni, erano quelle dell'esonero di alcune imposte come quelle imposte di consumo su materiali di costruzione, sul consumo dell'acqua, sulla tassa di muratura, cioè quindi alcune facilitazioni che potessero andare nell'interesse dei proprietari e della città tutta. Decine di milioni di lire vengono assegnati via via alla provincia senese dallo Stato. A Poggibonsi, che ha il 75% degli edifici distrutti, si lavora senza sosta. I lavori cominciarono subito. Hanno pensato subito a ricostruire, a sgombrare le macerie e con le macerie a rifare subito le prime abitazioni o riaccomodarle. Io ricordo un formicolio di gente che lavorava. Per circa un anno opera anche l'ente provinciale della ricostruzione, che si finanzia pure con i contributi dei lavoratori. Il Monte dei Paschi versa all'ente 1 milione di lire. Fu straordinariamente operativo. I finanziamenti disponibili furono pochissimi. Però nel giro di poco più di un anno vennero riattivati 15 ponti, vennero ricostruiti e riparati 15 fabbricati, 4 scuole, una diga, alcuni tratti dell'acquedotto del Vivo, fognature e lavatoi. Ricostruzione significa pure lavoro. La disoccupazione è infatti alta, specie nel capoluogo. Il rientro dei reduci aggrava il fenomeno. In tempo di guerra, per sostituire i richiamati al fronte, sono assunti, come nel caso del Monte dei Paschi, donne o studenti. Io ero al monte come emergente. Mancava il personale e chiamarono le donne. Se volete, vi assumiamo in sostituzione del personale richiamato alle armi. E se entrò a manca, io come gli altri, quasi tutti, si rimase al Monte dei Paschi. Ecco perché io lasciai dopo il primo biennio delle superiori. Dopo la liberazione nascono decine di cooperative che in certi casi salvano diversi posti di lavoro. Nel corso del 45 nacquero 46 cooperative di consumo, 15 cooperative di produzione ed edili e 3 cooperative di autotrasporti. Sempre per evitare licenziamenti nacquero per esempio cooperative di minatori per gestire le miniere di lignite di Ligliano e di Pienza. Venne formata a Rapolano invece una cooperativa di scalpellini, la Rinascente, che incontrò moltissima ostilità da parte degli altri estrattori di travertino. Cooperative di lavoro vennero fatte anche a Siena.
sono frequenti le proteste dei reduci che chiedono lavoro. Il prefetto emana decreti che bloccano i licenziamenti, arrivando addirittura, come nel gennaio 46, ad obbligare le aziende ad assumere decine di reduci. Le proteste più forti provengono comunque dal mondo contadino. Con la rinascita del sindacato si torna a scioperare. Partecipavo ai scioperi perché mi garbava ottenere qualcosa, perché i padroni avevano preso tutto loro. Nelle fattorie nascono le commissioni interne dei lavoratori che vogliono dire la loro pure sulla gestione aziendale. Si formò per la nostra azienda una commissione interna per andare a discutere con i padroni che si voleva i nostri diritti, perché avanti guerra erano stati tanto male, si voleva insomma migliorare anche noi un po' la vita. Naturalmente non tutti gli agrari accettano le richieste di cambiamento e nell'autunno 45 la lotta contadina dilaga nelle campagne dove da secoli vige il sistema della mezzadria. Nella mezzadria i ricavi vengono divisi a metà tra il mezzadro e il suo datore di lavoro, proprietario terriero. E una delle rivendicazioni fondamentali fu di modificare questo 50% e di portarlo al 54%, al 56%, al 60% a favore del mezzadro. Gli agrari vogliono invece ripristinare i vecchi patti colonici. Ecco che i mezzadri in certi casi per protesta trattengono più del previsto, prendendosi delle denunce che talvolta sfociano in arresti. Il trattenimento da parte dei mezzadri della quota che rivendicavano, ma questo si configurava come una violazione del contratto ancora non modificato e quindi da qui la possibilità di denunce per appropriazione indebita. A Montepulciano alcuni sindacalisti vengono addirittura processati. Il clima è rovente. La tensione si allenta nel giugno 46 grazie al lodo De Gasperi, che aumenta leggermente la quota spettante al colono. Il lodo De Gasperi che ci chiede 52, si voleva qualcosa di più, si accantonò quando si ribbiava. Tutti i contadini si accantonava un par di quintali di grano e poi dopo si era trattenuto questo grano che gli si richiede, perché l'Odo De Gasperi era legge e qui era un arbitro secondo loro, e per non pigliare la denuncia gli si richiede. Però le lotte che si fece, le scioperi. Il 1 maggio 45 si torna a celebrare la festa del lavoro. A Siena si tengono un corteo e un comizio del sindacato che già da mesi chiede la restituzione dell'ex Casa del Popolo di via Pianigiani. Infatti, negli anni 20 i fascisti si impadroniscono di quello stabile che negli anni 30, dopo un passaggio nelle mani del Monte dei Paschi, viene comprato dal consorzio agrario. Gli appelli del sindacato e del CLN cadono nel vuoto. Alla fine poi cosa succederà? Succederà che il consorzio rimarrà proprietario di quello. La Casa del Popolo, chi l'aveva costruita, non la rivedrà più. Alla fine della guerra rinasce lo sport cittadino. Nell'ottobre 45, nella prima giornata del campionato di calcio misto AB, il Siena affronta in casa il Salerno. A dicembre comincia invece il campionato regionale di pallacanestro con la Menzana che nella prima gara ospita allo stadio comunale l'Edera Firenze. La ripresa delle gare sportive testimonia come il peggio sia passato. Tuttavia le difficoltà sono ancora all'ordine del giorno. Se da una parte centinaia di sfollati arrivati nel senese in tempo di guerra tornano nelle proprie città, dall'altra i profughi aumentano. Diversi profughi italiani dalla Libia residenti a Chianciano, scrivendo al CLN, denunciano come il sussidio non gli basti e come si trovino in condizioni disagiate senza neppure gli indumenti invernali. Di profughi dalle ex colonie ce ne sono tanti nel senese, a cui si aggiungono presto quelli dall'Istria e Dalmazia, terre che stanno per passare alla Jugoslavia. Nel dicembre 46, ad esempio, per essere assistiti e continuare gli studi, al collegio di Montalcino arrivano 16 giovani, figli di famiglie spodestate della Venezia Giulia, zona B, si legge nel rapporto dei carabinieri. Quello del 45 è il primo Natale di pace, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Comitato di Assistenza Natalizia di Siena promuove una raccolta fondi per consegnare pacchi dono ai bisognosi, considerando che nella sola città di Siena ci sono oltre 6.500 poveri.
Per questa iniziativa in prima linea ci sono le neonate organizzazioni femminili, la laica UDI, Unione Donne Italiane, e la cattolica CIF. Il CIF è il Centro Italiano Femminile, che si occupa di formazione delle donne e di tutto l'universo, diciamo, femminile: assistenza alla maternità, assistenza ai ragazzi. Già alla fine del 1944 l'Unione Donne Italiane di Siena si fa promotrice della costituzione di un comitato cittadino per l'estensione del diritto di voto alle donne. Anche il PC tiene comizi sull'argomento, come quello del settembre 1944 a Castelnuovo d'Ardenga, quando distribuisce volantini con il discorso di Togliatti a favore del suffragio universale. E grazie soprattutto all'impegno del democristiano De Gasperi e del comunista Togliatti, che vogliono l'accesso delle donne alla sfera politica, che il 1 febbraio 1945 il secondo governo Bonomi vara un decreto luogotenenziale che estende il diritto di voto. Si apre quindi una fase nuova per la futura democrazia italiana. L'8 marzo 1945 si celebra al Teatro De Rozzi di Siena la Giornata Internazionale della Donna, occasione per festeggiare la recente conquista del diritto di voto. Le elezioni infatti sono vicine e i partiti si organizzano in vista degli appuntamenti elettorali del 1946. Un'iscrizione di massa ai partiti, e in provincia di Siena in particolare al Partito Comunista, che già nel 1945 aveva svariate decine di migliaia di iscritti. Ma anche la Democrazia Cristiana non era alla fin fine da meno, e numerosi erano gli iscritti anche al Partito Socialista. Già alla fine del 1945 non mancano frizioni tra PC e DC, come quando la Democrazia Cristiana in novembre accusa i comunisti di aver disturbato il proprio oratore durante il comizio indetto dal Partito Repubblicano per solidarietà alle popolazioni giuliane. Il Partito Comunista respinge le accuse e in una risoluzione ricorda la propria posizione sulla questione di Trieste. Frequenti sono anche gli scontri verbali tra alcuni sacerdoti e i parrocchiani comunisti o socialisti. Ad esempio, nel gennaio 1946 il PC scrive al vescovo lamentandosi che il prete di Castelnuovo d'Ardenga manifesta pubblicamente la propria avversione al Partito Comunista. Ricordando che la totalità dei comunisti del paese è cattolica e praticante, il PC, il PSI e il Partito d'Azione chiedono che il parroco venga allontanato. Il vescovo risponde di non approvare il contegno del prete, tuttavia si oppone al trasferimento, ricordando ai partiti di trattare con rispetto e lealtà chiunque la pensi diversamente. La scelta invece viene fatta a Roma sull'opzione Democrazia Cristiana, è un'opzione che diventa vincolante per tutto il territorio nazionale. Nel bene e nel male la Democrazia Cristiana è il partito che la Chiesa sponsorizza. Nel gennaio 1946 le sedi del CLN, del PC e del PSI di San Gimignano vengono devastate. La gente pensa che sia colpa degli ex fascisti. La tensione è alta. In tutta la provincia i CLN e molti partiti approvano ordini del giorno per chiedere che i colpevoli vengano puniti e che aumenti la vigilanza sugli ex fascisti. Nello stesso mese il prefetto firma i decreti per l'indizione delle elezioni amministrative, a cui per la prima volta possono partecipare pure le donne. Le associazioni femminili che sono nate nel dopoguerra hanno promosso una campagna capillare, diremmo, in tutto il territorio nazionale, o perlomeno per quanto riguarda le amministrative, in quelle regioni del centro-nord dove si votava a primavera, e una campagna che io non definirei solo semplicemente di propaganda, ma una vera e propria opera di pedagogia politica. Entrano in contatto con le donne di diversi strati sociali, vanno casa per casa, vanno nei mercati, per insegnare loro come si vota, per dire loro cosa è la politica e perché è importante partecipare alla vita politica. In marzo si vota in 20 comuni, tra cui Siena. La campagna elettorale entra subito nel vivo. Dopo due decenni di dittatura fascista, la gente vuole adesso confrontarsi. Io mi ricordo di alcuni comizi, perché parlare, dissentire, confrontarsi con gli altri faceva piacere, faceva. Talvolta i comizi vengono disturbati dai fischi, come quando a Poggi Bonsi in febbraio l'oratore democristiano è costretto ad interrompere il proprio discorso. Per protesta la DC esce dalla CLN locale per poi rientrarci.
Anche a San Quirico d'Orcia il comizio dell'esponente democristiano viene interrotto da urla e fischi. A Iesa l'oratore DC è fischiato quando afferma che qualche partito italiano appoggia tacitamente le aspirazioni del maresciallo Tito su Trieste. A Buonconvento manifesti del blocco liberale democristiano sono lacerati di notte e quelli comunisti e socialisti coperti con quelli della DC. A Poggi Bonzi i manifesti di PC e PSI vengono sporcati, mentre quelli di C strappati. A Cetona, in un comizio, l'oratore socialista afferma che per fare il sindaco non bisogna essere laureati e che quindi pure operai e contadini possono candidarsi. E infatti a Siena è l'operaio Ilio Bocci a diventare sindaco, sostenuto dalla lista socialcomunista. Ilio Bocci era operaio ed era della Valdelsa e diventa sindaco di Siena del Partito Comunista. Questa cosa qua è una delle poche rivoluzioni politiche che l'Italia ha conosciuto. Perché Ilio Bocci non era da solo. Lo stesso andamento si ha anche in decine e decine di comuni della provincia. Se noi andiamo a vedere i nomi dei podestà durante il fascismo, troviamo tutti quanti esponenti o del mondo della grande proprietà terriera o delle professioni liberali, oppure comunque notabili. Ebbene, dal 46 si comincia a trovare nomi di operai, mezzadri, maestri, un vero e proprio profondo cambiamento sociale della classe dirigente. Nelle elezioni amministrative del 46, 35 comuni su 36 vanno al blocco socialcomunista, mentre Gaiola in Chianti alla DC. Per festeggiare la vittoria, nel capoluogo viene issata la bandiera rossa sulla Torre del Mangia, generando qualche malumore. A Siena il PC vince soprattutto grazie ai voti provenienti da fuori le mura. Il sindaco comunista Bocci decide di chiamare in giunta anche tre assessori della DC. Con l'allargamento però sempre al territorio comunale, ma dei territori diciamo così extraurbani in senso stretto, ma sempre comunali, invece il PC aveva la maggioranza. È come una percezione di una frattura profonda nella città. Sta di fatto che Bocci giustamente insiste e la dirigenza democristiana capisce che questo è il momento giusto. Infatti funziona l'alleanza. Tre democristiani in giunta. Nella primavera 46 si intensifica la campagna elettorale dei partiti in vista delle elezioni per la Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno. Gli italiani devono scegliere tra monarchia e repubblica. Politici e candidati di tutti i partiti affollano le piazze. In Piazza della Posta ascoltavo molto volentieri i comizi perché parlavano molto bene. C'era un periodo, c'erano brave persone, colte proprio. A volte era piena la piazza, a volte c'erano poche persone. Durante i comizi, la maggior parte dei partiti attacca la monarchia. A Lucignanello d'Asso, l'esponente PC dice che la Repubblica dovrà essere proletaria e democratica. A San Gimignano, l'oratore del Partito Repubblicano biasima l'operato di Casa Savoia, responsabile della guerra e della tirannia fascista. Gli fa eco un altro esponente repubblicano da Colle Valdelsa che, celebrando Mazzini, dice che la maggioranza rinnegherà la monarchia. A Pienza, una oratrice comunista afferma che il re ha tradito il popolo italiano assecondando Mussolini. A farci comizi a Stigliano e venivano che bisognava votare per mandare il re a casa. La monarchia ancora era complice della guerra dei 40 come il fascismo e allora andava mandata a casa. Ad Abbadia San Salvatore, il vice segretario del PC Longo critica i Savoia, concludendo che questa dinastia non ha più motivo di sussistere. A Sinalunga Rigomagno, il segretario provinciale del PSI dice che Casa Savoia è morta. Parlando dell'abdicazione di Re Vittorio Emanuele III, in maggio a Cetona un repubblicano spiega che tale atto è una seconda fuga per non cadere il vecchio re nelle mani del popolo che il 2 giugno lo avrebbe giudicato. A Castelnuovo la piazza, quando c'era un comizio, era piena. La gente partecipavano a queste cose, volevano sapere, insomma, cose che a volte gliene mettevano peggio o meglio, insomma.
Non mancano poi scambi d'accuse tra i partiti. La sinistra non tollera il Fronte dell'Uomo Qualunque perché è considerato un movimento di neofascisti. Tanto che a Chiusi non manca una scazzottata tra un comunista e un qualunquista. PC e PSI attaccano poi la DC che a livello nazionale lascia libertà di voto per il referendum istituzionale. È vero che a livello nazionale fu scelta la libertà di voto, per così dire, ma a livello locale la DC si espresse chiaramente a favore della Repubblica. Polemiche sorgono a San Gimignano, quando alcuni carabinieri provenienti da Grosseto, in una trattoria, forse avendo bevuto troppo, a voce alta inneggiano a Casa Savoia, scatenando la protesta del PRI. A Siena, invece, alcuni militari di passaggio strappano un cartellone repubblicano con la caricatura dell'ex sovrano seduto in trono sulle spalle di un soldato caduto. La città è tappezzata di manifesti anche monarchici con i volti sorridenti della famiglia reale. Il 12 maggio militanti di sinistra, poi denunciati, disturbano a Siena un oratore monarchico. Una settimana dopo, oltre 5.000 persone seguono un altro comizio pro-monarchia. Le saltuarie manifestazioni di disapprovazione degli appartenenti alla sinistra sono controbilanciate dalla presenza di una discreta corrente monarchica. I monarchici, che considerano la Repubblica un salto nel buio, rimangono soddisfatti del comizio. La propaganda dei vari partiti riesce sempre più a influenzare l'opinione pubblica, spingendola a uscire dall'agnosticismo in cui era rimasta fin d'ora una buona parte della popolazione, scrive il questore di Siena. Intanto, a ridosso del 2 giugno, si prega. Toccabelli tenne questo triduo di preghiera, di propiziazione per il referendum. C'è anche un'affermazione, come dire, non ha importanza quale sarà il regime, ma l'importante è essere preparato. Centinaia di militari appartenenti alle forze dell'ordine presidiano i 241 seggi elettorali in tutta la provincia, dove il 2 giugno finalmente si va a votare. Mi ricordo eravamo tutti eleganti per andare a votare. Fu una festa. Io votai Repubblica. Per Repubblica. Niente monarchia. E ci sono sempre andata, sempre. Non ho lasciato una votazione, ho sempre votato. C'era un clima che si era tutti più contenti, era finita la guerra, tutto. C'aveva mio padre, era paralizzato, ci portarono una macchina e la mia mamma, c'erano noi tre. Eravate emozionate? Non tanto quel tempo. Era la prima volta, sicché ci eravamo emozionati. Lei ha votato per monarchia o Repubblica? Repubblica. Il riconoscimento del diritto di voto alle donne e l'esercizio del voto rappresentano per me un passaggio epocale nella storia del nostro paese. Le donne hanno accesso alla cittadinanza. Vengono elette 21 donne all'Assemblea Costituente. Nel senese il 94% degli aventi diritto va a votare. La maggior parte non era più per la monarchia, voleva provare, insomma, lasciare la monarchia, lasciare il fascismo e lasciare acqua andare sotto un altro piano. Sul 2 giugno, interessante è l'opinione del senese Paolo Cesarini, acuto giornalista e scrittore intellettuale tra i più illustri del Novecento. Cesarini, tra le pagine del suo diario recentemente portate alla luce e pubblicate da Peli, annota l'assenza di emozione per aver votato a Torino, dove si trovava come redattore del Zivirista della Gazzetta del Popolo, in quel fatidico 2 giugno. Non riesco a capire, scrive, perché milioni di persone si elettrizzino per questa lotteria. Gli anni della guerra, gli anni da giornalista di regime, evidentemente avevano provocato in Cesarini un crescente senso di pessimistico disorientamento. Il 3 giugno il questore di Siena avverte che i risultati delle elezioni e del referendum potrebbero determinare ripercussioni nella popolazione, la cui portata per la sicurezza pubblica e privata non è prevedibile. Ecco che vengono organizzati pattuglioni di carabinieri e di poliziotti per prevenire eventuali disordini. Istruzioni vengono anche date per la scorta del materiale elettorale dai seggi fino al Tribunale di Siena. Nel senese la monarchia ottiene 39.970 voti, mentre la Repubblica 127.010. Andava a votare contro il re, insomma, per la Repubblica, perché il re certamente ci aveva condizionato
abbastanza. L'8 settembre fu triste per noi, per me soprattutto. C'era ancora la gente che credeva nel re, tutto questo affare, però la maggioranza era repubblicana nel mio paese. Per la Repubblica, perché del resto ero stufo. Io ero in un ambiente militare britannico, dove tutti erano molto a favore della monarchia. Io sono stato con gli inglesi fino al 47. Mi ricordo che andai a votare a Cesena. Il mio colonnello inglese disse: io non voglio che tu abbia delle noie. Sei un ufficiale italiano del Re Esercito, porti le insegne reali ancora, ti mando con una scorta inglese. E cosa ha votato? Monarchia. Ovviamente. Quando vinse la Repubblica? Allora feci una cosa molto poco disciplinare. Io portavo il fregio dei lancieri, che è sormontato dalla corona. Tolsi il fregio dei lancieri, che aveva la corona, e misi quello dei dragoni, che era una fiamma ritta, senza corona. Ma la corona dal mio berretto non l'ho tolta. Il 10 giugno la Corte di Cassazione proclama i risultati definitivi. Ha vinto la Repubblica. A Siena si festeggia in Piazza del Campo, dove, con in sottofondo i rintocchi del campanone, prendono la parola dalle trifore di Palazzo Pubblico il sindaco e rappresentanti dei partiti pro Repubblica e del sindacato. Si muove poi un corteo in direzione La Lizza, dove si rende omaggio a Garibaldi. Nel pomeriggio la festa continua in fortezza, con un concerto organizzato dalla locale Camera del Lavoro. Sul territorio provinciale ovviamente si trattò di un plebiscito, diciamo pure, a favore della Repubblica. Molto più risicata fu la vittoria della Repubblica nel capoluogo. L'Assemblea Costituente, che sarà chiamata a scrivere la nostra Costituzione, elegge Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato. Sempre in giugno è promulgata l'amnistia Togliatti, con lo scopo di giungere quanto prima ad una pacificazione nazionale. Per alcuni si tratta invece di un colpo di spugna sui crimini fascisti. L'amnistia Togliatti vede la luce in un momento particolare, appunto apre la storia dell'Italia repubblicana, e il concedere il beneficio a tutti quei buoni italiani, specie giovani, e ripeto le parole appunto della relazione di Togliatti, giovani ingannati da un regime che aveva tenuto l'Italia sotto pressione, non l'aveva aperta alle democrazie, alla vita democratica, coglie Giuliano Vassalli che l'amnistia è la premessa, sono parole appunto del grande giurista, al nuovo ordinamento giuridico dell'Italia democratica. Per i senesi i sacrifici saranno all'ordine del giorno ancora per anni. La situazione è infatti precaria. Gli stipendi sono insufficienti a fronte dell'alto costo della vita e già nel 1946 decine di disoccupati emigrano dal Senese per lavorare nelle miniere del Belgio. In luglio 300 donne scendono in piazza per chiedere un aumento delle razioni dei generi contingentati e la diminuzione dei prezzi. Sempre a luglio a Siena c'è una manifestazione di solidarietà per la Venezia Giulia indetta da tutti i partiti, in occasione della conferenza di pace di Parigi, dove verrà presto deciso il futuro di alcune province italiane destinate alla Jugoslavia. In agosto la Contrada della Giraffa vince il Palio dell'Assunta dedicato all'avvento della Repubblica. Alla fine del 1946 in tutta la provincia si fa propaganda per il prestito nazionale della ricostruzione. Nelle parrocchie, nelle piazze, nei luoghi di lavoro si cerca di convincere la gente a versare i propri risparmi. Nonostante la questura racconti come le classi più abbienti aderiscano con poco entusiasmo, centinaia di milioni di lire vengono raccolti nel Senese, soprattutto attraverso le filiali del Monte dei Paschi. In quel 1946, per Siena e l'Italia comincia un'era nuova. Il deputato del Partito d'Azione, padre costituente Piero Calamandrei, che a Siena tiene più di un comizio come quello applauditissimo del 30 maggio 1946, scrive un articolo pubblicato il 9 giugno 1946 in cui formula questa profezia. Ecco la nostra Repubblica. Non improvvisata, non balzata su in un giorno di torbida passione. Repubblica voluta, meditata, paziente, ragionata. Reprimiamo nel cuore la commozione che vorrebbe salire. Limitiamoci ad accorgerci con pacata serenità consapevole che una Repubblica nata così è destinata a durare nei secoli.